Io sono Adriano Ferraiolo, rappresento un attimino la quarta generazione di burattinai. Ho iniziato all'età di 13 anni a fare il burattinaio. Il primo spettacolo lo feci ad Ancona e fu una cosa meravigliosa. Dopo ho avuto il piacere di continuare a fare spettacoli in tutta Italia. Piano piano abbiamo iniziato con 20-30 burattini. Adesso abbiamo qualcosa come 400-500 burattini. Nella nostra famiglia naturalmente vengono rappresentate le commedie di Petito, Edoardo, Scarpetta, commedie di Goldoni, Viviani. Per fare un burattino ci mettiamo anche un mese. Il burattino viene scolpito, poi bisogna dipingerlo, vestirlo, dopodiché bisogna preparare la scenografia, tutti gli effetti di luci, come un teatro. Il pubblico non vede i burattini, ma vede un teatro con dei piccoli personaggi sul palcoscenico. Al Teatro San Carluccio di Napoli, Franco Nico, il direttore del teatro, ci disse: voglio, ma voi non potete fare venire Sandokan sul palcoscenico qui a Napoli? E mio fratello disse sì. Al che? Disse sì, ma non che lo dovevamo fare dopo 3 giorni. Lui ci telefonò il venerdì e disse: sentite, io ho tempestato a Napoli di manifesti, voi domenica mattina date Sandokan. Ma che sei scemo, Frank, ad Sandokan? E che noi non abbiamo ancora niente. E comunque facciamo questo Sandokan. E pensammo di farlo venire a Napoli con una magia. E nacque questo spettacolo che ha un bellissimo successo ovunque. Quando presento una commedia, me la preparo, mi preparo il burattino e mi preparo anche le voci da dare al burattino. Allora, questo qui rappresenta una guardia un po' sciocca. Infatti parla un attimino col naso. Lui quando parla fa Don Ciccio, Don Ciccio. Si chiama Saveria la guardia. E per me il burattino rappresenta come una persona di famiglia. I burattini manovrati da noi, Ferraiolo, sono manovrati come delle piccole creature. E guai a chi ce le tocca, guai. Qualcuno mi chiede pure, ma è possibile averlo, è possibile comprare i burattini grandi? No. Ho avuto il piacere di divertire il Presidente della Repubblica nel 1973 al Palazzo dei Congressi a Roma, Giovanni Leone. Poi ho avuto il piacere di conoscere Peppino De Filippo, che voleva conoscere mio padre. Purtroppo in quel periodo papà stava male e poi morì. Quando andammo lì ci accolse con una simpatia unica. Lui faceva Pappagone, io gli portai un burattino, creai un burattino proprio Pappagone, tagliai una ciocca di capelli a mia moglie e ce lo misi sopra la testa. E lui, da persona umile, disse: io volevo conoscere vostro padre. Sapete perché? Gli volevo dire che parecchie battute le ho rubate da lui col suo Pulcinella. Poi conoscemmo Troisi a Napoli, al Teatro San Carluccio di Napoli, e mi chiese un Pulcinella, lo chiese a mio fratello. È una persona che noi abbiamo dato una nostra creatura, Pulcinella. Infatti c'è un Pulcinella, c'era il Presidente della Repubblica, uno il Papa, che ho avuto il piacere 3 anni fa di farlo sorridere in Piazza San Pietro a Roma con delle battute del Pulcinella, e poi ci ho lasciato il Pulcinella. E ricordo quando mio padre mi diceva: senti, io voglio un teatro pieno, non voglio un sordo, ma voglio un teatro pieno. E io rispondevo: papà, ma a casa non ce ne sta, e voi volete un teatro pieno, a sacca vacante. E poi quando comincerai a lavorare ti accorgerai che ti piacerà più la platea che i soldi. Aveva ragione lui.